Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del TG6. In apertura il Covid-19. Il direttore generale della ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, conferma l'aumento anche nel teramano dei casi di positività per effetto della variante Delta, che colpisce sempre più spesso la popolazione giovane. Vediamo. Dagli ultimi dati c'è un lieve aumento, soprattutto emerge dai sequenziamenti che facciamo con l'IZS che trattasi della variante Delta, della variante indiana. La maggior parte, oramai il 91% dei casi che tracciamo, si riferiscono a questo tipo di variante. Posta molta attenzione a questa problematica e quindi stiamo mettendo in campo tutta una serie di attività di tracciamento, di sorveglianza attiva, l'UCAT ha ripreso appieno la propria attività di controllo del territorio, situazione che va molto attenzionata, però qui ci porta una riflessione, cioè la gente deve vaccinarsi, se la gente non si rende conto che si deve vaccinare, ma non solo per se stessi, ma anche per salvaguardare la salute degli altri, anche perché vediamo che i contagiati, la maggior parte dei contagiati hanno un'età giovane, questo evidenzia che sono i giovani che devono prestare attenzione, che devono anche pensare a vaccinarsi se hanno l'età per essere vaccinati e soprattutto devono rispettare le regole di comportamento che sono fondamentali oggi per tutelarci e per salvaguardare sia la salute, sia quella nostra e degli altri, perché vediamo che ricoveriamo anche persone in ospedale anche già vaccinate, quindi è una, possiamo dire che questa variante, alcuni tipi di tipologie di vaccini, come possiamo dire, non la coprono appieno, però la cosa importante è che i ricoveri sono pochissimi, anzi si mantengono sui livelli, non c'è un incremento di ricoveri, non c'è un incremento delle rianimazioni. La campagna vaccinale ha avuto una battuta di arresto, visto le situazioni comunicative su alcune tipologie di vaccino che c'è stata, però adesso cerchiamo di riprenderla sia attraverso l'azione di convincimento che stanno portando avanti i medici di base e sia attraverso la nostra azione di tornare a gestire bene il territorio, a essere presenti sul territorio anche come hai detto tu con il camper, con queste, come possiamo dire, metodologie che vanno a incentivare la popolazione a vaccinarsi. I nuovi orari riservati alle attività di ristorazione del comune di Pescara non sono andate giù alla CNA, che dice inascoltate le ragioni sia di esercenti sia dei residenti. Vediamo. Le attività del centro storico e del centro cittadino come Piazza Muzzi potranno abbassare le serrande nei weekend alle ore 2, lasciando ferma la mezzanotte per gli altri giorni della settimana. E questo quanto deciso dalla giunta Masci sui nuovi orari della Movida in vigore a Pescara fino al 24 luglio. Questa nuova ordinanza però non è andata giù alla CNA Pescara, che ritiene del tutto insoddisfacenti le nuove scelte e chiede al sindaco di trovare una conciliazione nel nome di una reciproca tolleranza. Tutte le associazioni di categoria nei vari confronti che si sono succeduti hanno espresso delle posizioni. Naturalmente il Comune di Pescara ha scelto un'altra impostazione puntando esclusivamente sugli orari di chiusura così come sono stati stabiliti dall'ultima ordinanza. Noi riteniamo che il problema va visto nella sua complessità, non è solo una questione di orari di chiusura stabiliti, ma anche nella gestione degli spazi e delle aree pubbliche intorno a queste attività. Noi avevamo chiesto un allungamento intanto della possibilità di aprire sia durante i giorni infrasettimanali e sia nei weekend, naturalmente questa cosa non è andata e quindi l'ordinanza che ha emesso l'amministrazione comunale scontenta sia i residenti e sia gli esercenti. Noi riteniamo ancora che con questa situazione, anche con le notizie buone che ci sono nel versante della gestione della pandemia, si
poteva fare qualcosa in più, si poteva dare la possibilità agli esercenti di poter lavorare di più, perché veramente ne hanno bisogno visto quello che è accaduto nell'ultimo anno. Vanno prese delle misure specifiche, se c'è una necessità di valutare anche l'impatto acustico che queste attività hanno nelle ore più prettamente notturne, va valutata questa possibilità con delle valutazioni anche di natura tecnica per cercare di trovare la condivisione e non semplicemente la delimitazione di orari che poi, come abbiamo visto, non hanno soddisfatto né i residenti che vogliono dormire la notte e né gli esercenti che vogliono esercitare liberamente la propria attività nel pieno rispetto della normativa. Un incendio è scoppiato nella tarda serata di ieri a Montesilvano, nella zona Colle della Vecchia. Le fiamme hanno interessato un'area con vegetazione e sterpaglie. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, hanno visto un gran lavoro dei vigili del fuoco giunti sul posto con diverse squadre e mezzi. Presenti anche volontari e protezione civile. L'incendio è stato domato dopo le 2:30 della notte scorsa. Vigili del fuoco e forze dell'ordine al lavoro per capire le cause del rogo. Non si esclude alcuna ipotesi. E noi proseguiamo con il nostro telegiornale. Presentato il progetto di legge a prima firma del vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari in materia di autorizzazione e accreditamento di strutture socio-assistenziali e socio-educative in Abruzzo e servizi alla persona. Vediamo. Minori, anziani e disabili sono queste le categorie fragili d'Abruzzo che beneficeranno della proposta di legge del vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari. Una norma che va ad agire sui servizi e sulle strutture socio-assistenziali della regione, ridefinendo i parametri delle autorizzazioni e degli accreditamenti per garantire qualità, efficienza ed eliminare i potenziali sistemi corruttivi. La legge vigente è obsoleta, è di 16 anni fa, del 2005, non ha mai prodotto il regolamento attuale. Quindi voi immaginate, la Regione Abruzzo ha lasciato nel caos tutte le strutture esistenti, ognuno ha fatto quello che voleva, senza un regolamento attuativo. Quindi la nostra proposta di legge parte anche da un'altra criticità, che la legge vigente presenta carenze, mancano requisiti organizzativi, strutturali, di personale, manca addirittura un'anagrafe unica di tutte le strutture della Regione Abruzzo, non è mai stato fatto un censimento, quindi non sappiamo quante strutture ci sono ed è gravissimo, e ci sono ancora competenze in capo alle province che non ci devono essere più, che dovevano essere abolite. La nostra legge appunto prevede dei requisiti stringenti, che ogni struttura deve insistere in aree che permettono la vita sociale, le attività collettive dei propri ospiti, deve prevedere degli operatori sanitari, sociali, educativi qualificati con titoli di studio adeguati, un responsabile, un coordinatore della struttura. Addirittura la novità, vogliamo che per ogni ospite di queste strutture vi siano dei piani educativi individuali e dei piani assistenziali individuali per veramente recuperare e guarire gli ospiti. Non vogliamo più che ci siano strutture che servono solo per prendere soldi pubblici. Le strutture devono recuperare gli ospiti. Ecco, questa è la nostra proposta. Prevede altresì che entro 120 giorni la Regione deve emanare un regolamento e nei successivi 60 giorni la Giunta deve emanare una direttiva che stabilisca le modalità per autorizzarsi ed accreditarsi. E poi abbiamo messo un servizio di vigilanza forte, importante, che possa vigilare sui requisiti. Chi perde i requisiti deve andare a casa, non può essere più autorizzato e accreditato dalla Regione Abruzzo. Un settore dove ci sono molti interessi, perché girano decine e decine, se non centinaia di milioni di euro, perché chi si autorizza, convenziona, questi sono soldi che vanno a queste strutture. Allora, per la prima volta noi vogliamo che le strutture salvino veramente, curino veramente, recuperano veramente la fragilità della nostra regione e non stiano lì solamente per prendere soldi pubblici. Ringraziamento a chi ha operato con la schiena dritta a testa alta, ma ci sono alcune che naturalmente hanno avuto anche seri problemi. L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Averì, con al fianco il direttore regionale dell'Agenzia Sanitaria Pierluigi Cosenza, ha accolto le ultime richieste dei sindaci della Marsica relative ai nosocomi di Avezzano, Tagliacozzo e Pescina. Vediamo.
Abbiamo ribadito nel corso dell'incontro con la delegazione dei sindaci della Marsica la nostra attenzione per i presidi di Avezzano, Tagliacozzo e Pescina, che avranno una precisa vocazione e un ruolo di complementarietà all'interno della riorganizzazione della rete ospedaliera regionale. In particolar modo Tagliacozzo avrà una vocazione prettamente riabilitativa, mentre Pescina avrà un ruolo determinante per la lungodegenza con la contemporanea attivazione di nuovi servizi. Ho confermato oggi il nostro progetto di portare avanti, parallelamente alla rete ospedaliera, anche la riorganizzazione della rete territoriale attraverso il potenziamento e l'istituzione di ospedali di comunità e case della salute, in una logica di integrazione ospedale-territorio che andrà a decongestionare l'attività del pronto soccorso e di alcuni reparti dell'ospedale di Avezzano. Ricevuti questa mattina dall'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri, gli amministratori dei comuni di Avezzano, Tagliacozzo e Pescina sono tornati a riaccendere la luce sul riordino della rete ospedaliera abruzzese. Riordino contenuto ancora entro le righe delle pagine di una bozza. Una delegazione tecnico-politica marsicana per la salvaguardia dei presidi ospedalieri del territorio, per evitare brutte sorprese alla fine della fiera. Usciti poco fa dall'incontro con l'assessore Veri qui a Pescara, come sindaco di Pescina ne esco soddisfatto perché la struttura di Serafino Rinaldi verranno incrementati 10 posti di rete ospedaliere, quindi verrà valutata come, come territorio ma bensì come rete ospedaliera, quindi andiamo con una crescita. Ne esco fiducioso in questa giornata costruttiva in un tavolo di incontro tecnico tra sindaci e assessore regionale. Dire che hanno accolto gran parte delle richieste dei sindaci marsicani per quanto riguarda i presidi di Avezzano, Pescina e Tagliacozzo. Gli amministratori hanno incontrato anche il direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale Pierluigi Cosenza, responsabile del redigendo piano della rete ospedaliera abruzzese. Per quanto riguarda Tagliacozzo, naturalmente è stata confermata la direzione come UOS, la direzione sanitaria del presidio ospedaliero, e quindi è stato confermato il titolo di ospedale a Tagliacozzo. Abbiamo 12 posti in più per la riabilitazione respiratoria, quindi ai 40 vecchi si aggiungono i 12 in più per la riabilitazione respiratoria. C'è ancora da limare qualche piccola criticità, ma insomma siamo sulla buona strada, e per questo ringrazio appunto l'assessore Veri, i tecnici, ringrazio il mio direttore sanitario, il dottor Carmine Viola, il direttore sanitario dell'Umberto I. Soddisfatto anche il sindaco, da oggi sospeso per effetto della legge Severino, Giovanni Di Pangrazio, della città di Avezzano, che non molla la presa sui problemi da risolvere del suo territorio, presente all'incontro di stamattina a Pescara. La Veri apre alle istanze degli amministratori della Marsica, questo è il sunto del confronto di oggi sui tavoli pescaresi, una bozza che era stata già parzialmente rivista a seguito del dialogo serrato con i consiglieri Quaglieri e Angelosante. Semaforo verde ad Avezzano per la UOC di allergologia e all'UOS di neurologia vascolare per l'unità operativa complessa di neurologia. Ok anche alla richiesta per l'unità organizzativa di sede dell'emodinamica. Dopo il servizio ottenuto nel 2015 nel primo governo di Pangrazio, adesso si sancisce anche la UOS in un'unità salvavita. Torniamo in provincia di Pescara. Dopo gli impegni presi dall'attuale giunta regionale sulla riqualificazione della RSA di Città Sant'Angelo, nulla ancora è stato fatto. A denunciare il tutto il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli, il quale porterà all'attenzione del prossimo consiglio regionale la situazione. Vediamo. Città Sant'Angelo rischia di perdere la RSA e voi al Consiglio regionale portate proprio questo all'attenzione, chiedete alla Veri lumi sulla situazione reale. Abbiamo presentato un'interpellanza su richiesta del gruppo comunale di Città Sant'Angelo del Partito Democratico e del circolo del Partito Democratico per chiedere una parola chiara sulle tante voci che si rincorrono ormai da 2 anni circa un trasferimento, un azzeramento dei posti letto della struttura RSA di via Baiocchi a Città Sant'Angelo e di
un ipotetico trasferimento che pure si è ventilato a Tocco da Casauria. Lo chiediamo e lo chiediamo soprattutto alla luce delle tante promesse che sono state fatte su questa RSA. Il 13 febbraio del 2020 l'assessore Verì andava a visitare questa struttura e prometteva un rafforzamento. Da allora assolutamente nulla, anzi questo è il terzo piano qui, diciamo, tra pavimenti avallati, mura scrostrate, sporche, e dove vivono i pazienti e dove sono costretti ad andare anche i familiari. Mentre nel secondo piano, quello che è stato dato appunto alla medicina Angulum, un gruppo di medici di medicina generale, sono stati fatti 92.000 euro di investimenti che noi abbiamo anche apprezzato, perché è giusto che questa struttura medica torni nel centro storico di Città Sant'Angelo. Ma rispetto ad agosto del 2020, quando è stata sottoscritta questa convenzione, è trascorso un anno e questi medici non sono ancora andati. I medici non sono ancora andati, ma la struttura è stata messa a norma, mentre laddove funziona la struttura non è assolutamente a norma. Queste e le scelte politiche appunto che dicevamo prima sono state l'oggetto di questa interpellanza che i consiglieri di Città Sant'Angelo mi hanno chiesto di presentare in consiglio regionale. Che risposta vi attendete? Intanto parole chiare e soprattutto una presa di posizione rispetto a quelle promesse del 13 febbraio 2020. Vogliamo veramente un rafforzamento di questa struttura che è sempre stata il fiore all'occhiello della medicina angolana, ma di tutta quell'area. A Pescara le varie componenti del liceo Marconi hanno voluto comunicare alla cittadinanza e alle istituzioni le iniziative che intendono adottare nella difficile fase di smembramento del liceo, affinché vengano messe in condizione di ridurre al minimo il disagio di studenti e personale. Vediamo. Il futuro del liceo Marconi di Pescara nella prospettiva dell'anno scolastico che si aprirà dopo l'estate sono i punti di partenza, ma non solo quelli, dell'incontro del comitato Marconi Quo Vadis, che ha messo insieme tutte le componenti che ruotano attorno all'istituto con l'intento di far luce sulle criticità esistenti e avanzare delle proposte che diano maggiori certezze. Quindi siamo in una fase di angoscia reale, nel senso che non sappiamo da qui al 1° settembre dove la comunità scolastica in tutte le sue componenti, studenti, docenti, personale ATA cosiddetto, dove potremo riprendere le nostre attività per fornire un servizio di qualità, così come abbiamo fatto per decenni, e un servizio di qualità per l'intero territorio, non solo urbano ma provinciale appunto. Non vogliamo essere strumentalizzati, non vogliamo assolutamente accettare di essere vasi di coccio tra vasi di ferro. Noi difenderemo le nostre rivendicazioni, che poi si sostanziano esattamente nella possibilità di rimanere innanzitutto a Pescara, unitariamente, tutti e tre gli indirizzi di studio. In secondo luogo, siccome abbiamo un fenomeno di pendolarismo notissimo, vogliamo favorire agli studenti e alle famiglie la possibilità di individuare con certezza ed entro luglio il luogo alternativo in questo periodo di transizione dalla proposta di demolizione e poi ricostruzione, perché la questione, è ovvio, andrà avanti per anni, non è una questione che si possa risolvere in 12 mesi. L'arrivo dei fondi per salvare il Marconi non è, secondo il comitato, la panacea di tutti i mali. L'ubicazione della sede, soprattutto per chi viaggia, e la salvaguardia degli indirizzi sono tematiche determinanti per disegnare un futuro davvero certo. Noi non abbiamo visto ancora niente di concreto, ecco, come diceva il professor Dursi, abbiamo visto solo una sorta di strumentalizzazione della faccianda, quindi finché io rappresento le famiglie dei ragazzi, come diceva appunto il professor Dursi, questa è una scuola dove ci sono tantissimi pendolari e la differenza tra una sede e un'altra è fondamentale rispetto ai mezzi e alla vicinanza tra i mezzi e la scuola. Inoltre c'è un altro fenomeno in questa scuola, che molti che non la vivono non sanno: questa è una scuola quasi esclusivamente femminile. Sminuzzare gli indirizzi significa che alcuni diventeranno un gineceo e altri no. Il fatto che qui ci sia un ambiente misto, perché per esempio c'è il liceo linguistico che è
a frequentazione mista porta appunto l'ambiente a essere più stimolante anche dal punto di vista educativo, e non è un aspetto da sottovalutare, e lo dice una che è la mamma di un ragazzo che probabilmente è l'unico maschio in classe. Quando si è scritto qui si è detto, tutto sommato c'è anche il liceo linguistico, magari frequenterò fuori, no? Insomma, noi per quanto riguarda noi genitori vogliamo sapere quanto prima dove verranno posizionati i ragazzi, e ci auguriamo che rimangano insieme. Grazie. A questo proposito io annuncio, oggi annunceremo in sede di assemblea, l'intrapresa di alcune iniziative anche abbastanza estreme, ad esempio uno sciopero della fame, un giro tondo intorno all'edificio, in modo da effettivamente, fisicamente, impedire che i lavori inizino, fino a quando non avremo nero su bianco un cronoprogramma dettagliato e condiviso rispetto appunto alla ubicazione del liceo. Presentato presso l'Aurum di Pescara Fenomena, l'unico salone espositivo italiano dedicato esclusivamente alle imprenditrici del sud e in tre settori d'eccellenza del Made in Italy: design, fashion e food. Vediamo. Tre giorni dedicati all'imprenditoria femminile, si chiama Fenomena, il primo salone espositivo tutto concentrato sulle imprenditrici di 8 regioni del sud, attive in tre settori chiave del Made in Italy: food, design e moda. L'evento, che si terrà dal 9 all'11 luglio presso l'Aurum di Pescara, dove si svolgeranno incontri B2B tra aziende e compratori internazionali. In tutto sono 67 le imprese italiane che parteciperanno alla prima edizione di Fenomena. Si tratta di 20 brand fashion, 11 aziende della sezione design e 36 aziende dell'agroalimentare. Questa iniziativa è inclusa nel cosiddetto piano Export Sud, che è un piano finanziato con fondi europei e che ha come obiettivo quello di migliorare la performance delle imprese delle 8 regioni del meridione, isole più Abruzzo e Molise, sui mercati internazionali. Il nostro scopo, visto che queste imprese molto spesso sono piccole e micro e non riescono ad andare da sole sui mercati internazionali, è di portare qui a Pescara il mondo dei buyer internazionali. Una volta che la donna riesce a costituire la propria società e riesce quindi a inserirsi nel mondo del business, per dirla con un'espressione comune, va come un treno. Molto spesso però nel nostro paese è difficile per la donna svincolarsi da tutta una serie di incombenze aggiuntive che a volte rendono più difficile il fatto di dedicarsi alla propria attività imprenditoriale, ma una volta che l'attività è avviata vanno come dei treni, come dimostrano le nostre imprenditrici fenomenali che stanno esponendo in questi tre giorni a Pescara. Per quanto riguarda l'imprenditoria locale, la Camera di Commercio da sempre è stata vicino a tutti gli imprenditori, certamente compreso quella femminile. Partecipiamo con la formazione, partecipiamo con vari contributi, con vari bandi, per cui è un momento di ripartenza vera e speriamo che tutti ne cogliamo le opportunità. Presentata questa mattina a Rocca San Giovanni l'edizione 2021 delle Stagioni del Mare, dalla rete al piatto, organizzata dal FLAG Costa dei Trabocchi. Paolo Renzetti. Le Stagioni del Mare, dalla rete al piatto, il pesce che dal produttore arriva subito al consumatore finale. Il FLAG da qualche anno ha deciso di investire una parte delle risorse di cui dispone per dare un messaggio forte soprattutto ai consumatori, che anche il mare ha le sue stagionalità e vanno decisamente rispettate. Bisogna maturare l'idea che, così come in agricoltura, anche a mare accade che ci sono dei ritmi diversi a seconda delle stagioni e chiaramente il pescato varia a seconda delle stagioni. Quindi per aumentare questa consapevolezza da parte dei consumatori abbiamo voluto questa manifestazione, che chiaramente vede protagonisti chi? I ristoratori, che sono i maestri della trasformazione dei pesci in piatti prelibati, quindi con la loro collaborazione in tutto questo periodo, e cominceremo nuovamente adesso dal 13 di luglio, ancora una volta ci riproponiamo su queste tematiche. Un'edizione importante, forse più importante delle altre, perché arriva al termine di un periodo difficile e complicato come quello della pandemia. Assolutamente, arriva proprio alla fine di un inverno in senso fisico e metaforico, per cui abbiamo deciso di ripartire per dare un messaggio chiaramente di ripartenza, di entusiasmo, di solarità, di estate,
E quindi invitiamo tutti a conoscere il pescato di stagione recandosi nelle prossime 3 settimane, dal lunedì al venerdì, nei ristoranti che hanno aderito all'iniziativa. Nella tarda serata di ieri, e siamo allo sport, la Covisoc non ha dato il via libera alle domande di iscrizione di Chievo in Serie B e di Paganese, Novara, San Benedettese e Carpi. Queste situazioni sarebbero comunque sanabili, mentre Gozzano e Casertana sembrano ormai tagliate fuori definitivamente. Jacopo Forcella. Non sono mancati i colpi di scena con l'arrivo del setaccio Covisoc sulle domande di iscrizione al prossimo torneo di Lega Pro, ma anche in Serie B è il Chievo che per il momento non ha ottenuto il semaforo verde dalla società che revisiona i conti delle squadre professionistiche. Oltre ai Clivenzi in cadetteria e dopo la rinuncia del Gozzano nella terza serie, insieme alla questione casertana che sembra essere ormai tagliata fuori dopo la mancata fideiussione, ieri sera sono arrivati gli stop a Paganese, Novara, San Benedettese e Carpi. Per quasi tutte queste società la problematica è legata alla rateizzazione dei contributi, un tema sul quale vi è divergenza interpretativa sulla quale sarà possibile puntare in sede di ricorso. Il termine a tal proposito scade il 13 luglio alle 19, poi il 15, 2 giorni dopo, si terrà il Consiglio federale che darà una risposta definitiva. 2 società in particolare dovranno fare ricorso, il Carpi e la San Benedettese, oltre alla Paganese che aveva già segnalato il problema e forse già risolto al momento dell'iscrizione. Qualche dubbio sarebbe sorto sul Novara, ma non sarebbe una situazione tale da destare preoccupazioni. Tutto ok invece in casa Campobasso. Dopo le tribolazioni dei giorni passati, i molisani hanno ottenuto la definitiva rassicurazione dagli organismi federali e la licenza nazionale per disputare il torneo che verrà. Per il momento dunque Paganese, Novara, San Benedettese e Carpi, oltre alla Casertana, non hanno i requisiti per accedere al campionato di Serie C, ma come detto molte di queste situazioni sarebbero sanabili. In caso negativo si aprirebbero ulteriori slot per i ripescaggi. Le situazioni di Gozzano, rinuncia volontaria, e Casertana invece sembrano molto più definite e definitive. Nei piemontesi e neppure i campani saranno al via il prossimo 29 agosto quando riprenderà il campionato, e adesso alcune squadre sperano. In prima fila c'è l'Aglianese che ha comunque il problema dello stadio, poi Lucchese, Latina, Arezzo ed FC Messina. Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, spiega il nuovo corso biancazzurro con l'arrivo di Auteri e Matteassi e parla anche dei contratti pesanti che il Delfino eredita anche in Serie C. Poi analisi anche sulle strutture, il Poggio degli Ulivi e il Difebo di Silvi Marina. Andrea Costantini. Ma sicuramente c'era da resettare un po' tutto, c'è ancora da fare parecchio in questa società e lo stiamo facendo. E i ruoli sono 2 ruoli apicali chiaramente, perché parliamo del direttore sportivo e dell'allenatore, quindi nel calcio è così. Credo che se devo fare una considerazione su quello che è stato l'approccio, devo dire molto molto bene, perché con Matteassi sono veramente contento, e credo che quella che era l'impressione che aveva fatto questo ragazzo a me il vicepresidente Bankowski non l'abbiamo sbagliata fino adesso. Il mister, devo presentarlo io, è un allenatore di categoria, un allenatore che ha vinto in questa categoria, un allenatore di esperienza, quindi cioè, è un allenatore che ha nel suo DNA il lavoro, che è una cosa che io cercavo, perché purtroppo è difficile trovare quegli allenatori che si dedicano molto al lavoro, e quindi da questo punto di vista sono assolutamente soddisfatto. Su questo aspetto dei giocatori in uscita, la vecchia guardia, tanto si è parlato, tanto si parla delle zavorre del contratto, alcuni possono far parte del progetto tecnico di Auteri, ecco, quanti usciranno di questo zoccolo duro dello scorso anno? Ma è vero che noi parliamo di contratti, perché così facciamo prima, è vero che noi abbiamo dei contratti, alcuni contratti pesanti per la categoria, perché l'ho detto prima e non ho problemi a ribadirlo, però non è che ne abbiamo 10, ne abbiamo 4, quindi voglio dire non sarà facilissimo, ma si dovranno trovare delle situazioni, delle sistemazioni di questi contratti, se non dovessero riuscire ad andare via anche sistemarli qui sul posto. Quindi in conferenza il Presidente ha detto che non
ci sono novità sul fronte allargamento societario, però le chiedo sull'impiantistica, perché c'è la gestione dello stadio Ughetto Rifebo di Silvi, c'è il Poggio, ecco, come gestirete questi due impianti, chi andrà ad allenarsi e a giocare lì? Io dico che se il contadino vuole tenere il terreno sistemato deve avere la zappa prima di tutto, e quindi i campi sono la famosa zappa del contadino, e se non ci abbiamo è difficile far fare il settore giovanile, far crescere i giovani, far allenare la prima squadra magari su terreni in erba. Quindi noi il Poggio degli Ulivi non lo lasciamo assolutamente, anzi ti ringrazio per la domanda, perché ultimamente quando vado in giro sento: ma dove andate, lasciate noi il Poggio? Non lo lasciamo, anche perché noi abbiamo un contratto che sostanzialmente è un rent to buy, non è stato esercitato fino ad oggi, non certamente per colpa mia, ma perché il Poggio non aveva una cosa a posto, quindi lo posso dire senza tema di smentito, perché non c'era nulla che era a posto. Si stanno finendo i lavori per sistemare tutta la parte che non era regolare. Nel momento in cui termineranno, noi abbiamo questa possibilità, abbiamo un contratto che scade a lungo, quindi in qualsiasi momento vogliamo esercitare possiamo esercitare. Siamo nel Poggio, paghiamo tranquillamente l'affitto ogni mese, l'impianto di Silvi è un ulteriore spazio che occuperemo, magari facendo giocare la primavera in uno stadio vero, perché comunque lo stadio di Silvio è uno stadio bello, e ci si potranno allenare a parte le squadre del posto, perché noi, non, come ho detto all'amministrazione di Silvi, al sindaco in prima persona, non andremo a Silvi per rompere le uova nel paniere a nessuno, anzi vogliamo collaborare con le due realtà che ci sono a Silvi, e quindi sarà un ulteriore impianto a disposizione della Pescara Calcio. Comunque il Pescara prima squadra si allenerà al Poggio? Si allenerà al Poggio, ma si allenerà anche a Silvi, perché questo ulteriore campo in erba servirà per poter far riposare e lavorare chi mette a posto poi il campo, in certi periodi il campo che abbiamo o a Poggio degli Ulivi o a Silvi. E questa era la nostra ultima notizia. Tutti i servizi che avete visto li troverete disponibili sui nostri canali social e sul sito www.tv6.it. Da parte mia l'augurio di un buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.